Dai, Zat, pronta per partire? Assolutamente sì! Allora, il borsone è a posto. Zaino dell'attrezzatura anche. Beauty case, top, c'è. E ovviamente portiamo via con noi anche il calendario dell'avvento. Anzi, io vi dico che adesso apriamo la prima casellina, visto che è giovedì 1 dicembre e... Ovviamente vi dico che il calendario lo portiamo via con noi perché, essendo che stiamo via 3 giorni circa, apriremo insieme anche il resto delle caselline. Dai, ieri, la Val di Fassa ci aspetta. Andiamo! Zuccherini, buongiorno e benvenuti in un nuovo video Room Tour. Oggi è venerdì 2 dicembre 2022, per l'appunto io e Marco ci troviamo in Val di Fassa in occasione dei mercatini di Natale di Moena e del Lago di Carezza. Perdonatemi, la faccio un po' così, ma oggi è il giorno della partenza, quindi parti, arrivi in loco. Abbiamo un po' di chilometri, di ore di viaggio, ma vabbè, comunque in poco tempo sicuro ci riprendiamo. Ma tornando a noi, più precisamente stiamo soggiornando a Vigo di Fassa, al Garni Ladin, e qui vicino per l'appunto abbiamo tutte le nostre comunità. Abbiamo il supermercato, la farmacia, il banco, ma a 100 metri per l'appunto c'è la funivia Catinaccio che ti porta sul Ciampedier. Anzi, qui sopra vi lascio anche la scheda video del video che ho registrato quest'estate sul Ciampedier, dove abbiamo fatto un'escursione a piedi e abbiamo fatto anche il giro sulla Freeline, davvero divertente, quindi io vi consiglio la visione del video. In più il Garni Ladin praticamente dispone di 5 stanze, che sono la stanza contadino dove alloggiamo noi, stanza Donna Marietta, stanza cucina, stanza alpinista e stanza sport invernali. Tutte le stanze sono state ristrutturate a fine autunno del 2021 e tutte le stanze per l'appunto sono in legno, e il legno è stato ricavato dalle vecchie baite di montagna. Abbiamo il pavimento in legno, abbiamo le televisioni a schermo piatto satellitare, c'è il phone, c'è il wifi, c'è anche il parcheggio a 50 metri che è praticamente il parcheggio privato del Garni Ladin. In più abbiamo anche la doccia con luci cromoterapiche e il materasso e i cuscini sono in memory, quindi direi che tutti i comfort ci sono. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Iniziamo con il room tour! Iniziamo col room tour. Allora, porta d'ingresso, dietro la porta sulla maniglia troviamo appeso questo comodo cartellino che praticamente è stile semaforo, verde e rosso. Nella parte verde c'è scritto "si prega di pulire la camera" e nella parte rossa dietro c'è scritto "si prega di non disturbare". Direi super comodissimo, noi lo usiamo sempre quando ci troviamo nelle strutture alberghiere perché comunque direi che va utilizzato. Ecco, noi lo rimettiamo qui. Poi troviamo il mobile, dove all'interno troviamo un bel po' di appendini in legno, quindi direi super top, ecco. E in più per l'appunto noi qui abbiamo riposto giacche, zaini, borse, borsette, scarpe. Poi qui troviamo gli interruttori,
Qui abbiamo la scheda che praticamente dà elettricità alla stanza e qui abbiamo il termostato. Qui abbiamo un mega mobilone suddiviso in quattro scomparti. Noi qui abbiamo messo il nostro borsone che è molto gigante e per due persone, per stare via tre giorni, di robine ce ne stanno dentro. Qui abbiamo la chiave, anche lei in legno, la chiave, ok. E qui sulla parete troviamo il dipinto. Poi abbiamo sempre gli interruttori con una presa. Proseguiamo col giro. Parte letto, devo dire che è grande, cioè, devo dire che è veramente molto grande. In più il complemento d'arredo a me piace un sacco, sia il piumone che i cuscini. I cuscini ne abbiamo quattro e a me, cioè, questo piumone mi piace un sacco e devo dire che è in perfetta sintonia con tutto l'arredamento della stanza. Qui sopra sulla parete ovviamente troviamo gli attrezzi del mestiere, che ovviamente rimane in tema con il nome della stanza, ovvero contadino. Ma che cos'è che facciamo noi quando ci troviamo nelle stanze? Prova materasso, quindi 3, 2, 1, si va! Approvato! Di fronte al letto troviamo per l'appunto la televisione schermo piatto satellitare. Abbiamo sempre l'arredamento pandan con la stanza, tutto tematizzato, cari miei zuccherini. È una latta del latte con sopra i suoi fiorellini, calorifero. Poi abbiamo una scrivania sempre in legno, il telecomando, il segnalino ovviamente non fumatori, sia da una parte che dall'altra. Abbiamo anche uno svuota tasche, anche qui il colore rimane sempre in pandan con tutto quanto. Poi abbiamo una mini pochettina con il nostro set di cortesia, ovvero abbiamo due cuffiette, poi abbiamo sapone emolliente, abbiamo il kit set per cucito e poi abbiamo, aspettate, crema corpo idratante con vitamina E e il doccia shampoo. Qui troviamo due porte in vetro opacizzato, passatemi il termine, spero di non sbagliare, e la porta ovviamente scorrevole perché all'interno troviamo i sanitari. Qui di fronte troviamo il lavabo, troviamo anche il phon, i bicchieri di plastica. Invece sulla destra abbiamo il portasapone, il bicchiere dove poter riporre eventualmente spazzolini e dentifricio e poi abbiamo anche il portasaponette. Sotto al lavello troviamo anche il sacco della biancheria. Ciao raga! Oh, bene, la journée terminée, come dico sempre. Esatto, terminée, ragazzi, è stata una giornata pazzesca, pienissima, anzi di più, veramente. Abbiamo fatto solo 2, 3, 4 robe, niente di che. È dalle 3 di stamattina che siamo svegli e precisamente sono le 21:49 e veramente, ragazzi, per quanto è bellissimo, per l'amor di Dio, ma dalle 3 di stamattina che siamo svegli, ci siamo sparati il viaggio, ci siamo fermati a Moena, abbiamo fatto le riprese, stories, Twitch, abbiamo fatto tutto praticamente, giusto? E di più, cioè, abbiamo preso anche il sole. Abbiamo preso anche il sole, ma come abbiamo fatto? Nevicava, nevicava. Cioè, non ci è bastata la sbrasata del San Pellegrino di 8, 9, 10 settimane fa, ma non ci siamo bruciati,
Però io sto giro ho detto, Marco, sai che cosa c'è? Anche la protezione noi ce la portiamo lo stesso, anche se nevica. Bene. Ci siamo portati dietro la prep, infatti. Sì, vabbè, la prep, la neve. Però, sì. Vabbè, ci siamo portati via tutto. Comunque, abbiamo cenato questa sera e vi dico che cosa abbiamo... più che sgranocchiato avremmo proprio fatto... Abbiamo ripulito proprio. No, ho detto pranzato io, forse errato, cenato. Vabbè, niente ragazzi. Non gliela si fa più, un po' di svalvolo ci sta. Comunque, ho fatto la foto al menù perché niente, non gliela posso fare. Come primo piatto abbiamo preso spezie di grano saraceno, pancette Fimperli. Poi mezzelune di patate con mela, ricotta, speck, burro, nocciola e semi di papavero. Dopodiché, sì, questi sono i dolci, e abbiamo preso poi come contorno, vabbè, patatine fritte con ketchup e insalata di cavolo cappuccio al cumino. Poi come dolci, qui veramente pazza gioia, dai, cosa abbiamo preso? Allora, abbiamo preso questa crema di mascarpone. Sì, crema di mascarpone con frutti di bosco, e c'è questo scale di cioccolato bianco, e poi abbiamo preso questa qua che era... Tiramisù! La teglia di tiramisù. La teglia di tiramisù. Tiramisù della casa. Caspita, se era buono. Proprio dentro una teglietta, e c'era dentro il tiramisù, e abbiamo fatto un po' un 50, che poi ho mangiato... Ho mangiato un pochino più io, Ma va bene uguale, no? Ma dai! Comunque, cari miei ragazzi, adesso noi stiamo preparando tutta la baradam perché domani i mercatini di Natale a Moena ci attendono, ok? Quindi stay tuned, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. E che dire... Vi auguriamo una buona notte, se invece lo guardate di giorno, buona giornata, lo guardate pomeriggio, buon pomeriggio, insomma, vi voglio bene e ci vediamo in un prossimo Christmas Vlog. Ciao!